Il Città di Teramo si aggiudica il primo atto della sfida contro il Paternò. Allo stadio Bonolis finisce 2-1 la semifinale di andata della Coppa Italia Nazionale di Eccellenza, ma il gol segnato in trasferta tiene vive le speranze dei siciliani di provare a centrare la finale allo stadio Falcone Borsellino. Presenti a Piano d'Accio anche alcuni tifosi rossazzurri che vanno a posizionarsi in tribuna. Rispetto alla sfida di campionato tornano titolari nel Teramo Santi Rocco, Oses, Van Zan, Furlan e Pepe. 3 minuti e il Diavolo sciupa subito una buona occasione. Ripartenza veloce di D'Egidio che vede Oses in buona posizione per calciare. L'argentino però scivola nel momento clou e spreca. Un altro mancino al 10° invece non sbaglia. Nicola Van Zan prende la mira dalla distanza e infila la sua conclusione all'angolino alla sinistra di Romano per il vantaggio del Diavolo. Primo tentativo di replica ospite al 14° con Belluso che da 2 passi non trova la deviazione vincente. Squadre che si annullano a vicenda nei minuti successivi, non riuscendo né dall'una né dall'altra parte a trovare spunti interessanti negli ultimi metri. Minuto 36 e ancora Belluso a provarci tra i rossazzurri. Negro non ha però particolari problemi. Prima di rientrare negli spogliatoi, gli ospiti pareggiano. Dopo una bella manovra e respinta di Cangemi, la conclusione di prima intenzione di Asero si insacca alle spalle di Negro per l'1-1 al Bonolis. Il gol ospite, con peso doppio anche in questa fase della competizione, impone la reazione al Teramo nella ripresa, che di fatto però non arriva. Dopo 10 minuti così Pomante chiama fuori uno spento Oses per far spazio a Touré. Il cambio di passo non arriva e il Diavolo continua ad avere difficoltà nel fare possesso. Al 15° proteste di D'Egidio che chiede il calcio di rigore, l'arbitro però non prende decisione. Ci pensa proprio Touré a sbrogliare la matassa ricevendo da Ferraioli e insaccando il 2-1 al 27°, riportando così il Diavolo avanti. I pericoli per il Teramo però non sono finiti. Al 39° Floro centra la parte alta della traversa al termine di un'azione insistita dei siciliani. Nel recupero espulso Fratantonio, già in precedenza ammonito. Finisce così senza ulteriori sussulti. Ora sosta lunga del campionato con il Teramo che tornerà in campo proprio per la semifinale di ritorno di Coppa in Sicilia il prossimo 3 aprile. Mister, è stata un po' una novità vedere il Teramo in difficoltà nel proprio marchio di fabbrica, ovvero il possesso palla, però poi alla fine è arrivata una vittoria importante in questo primo atto. Sì, sì, è anche vero che di fronte secondo me era una bella squadra, una squadra forte tecnicamente, che ci ha messo giustamente in difficoltà. Noi abbiamo subito il loro palleggio, però nel secondo tempo è stata più una cosa voluta, anche perché poi quando ci siamo messi 1-2 nelle ripartenze, nel giocare la palla, trovavamo sempre D'Egidio dietro le spalle del play loro e li mettevamo sempre in difficoltà, però penso che nel primo tempo, i primi 30 minuti, abbiamo fatto noi la partita. Poi quando si è accesa la partita dal punto di vista temperamentale, noi questa partita qua non la possiamo fare. Noi dobbiamo cercare di giocare a calcio, cercare di interpretare se il nostro gioco è nel migliore dei modi, però quando si incattisce la partita noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare agli avversari. Però oggi è stata una partita giocata da 2 squadre forti. Il risultato, secondo me, la vittoria è meritata. Però dobbiamo essere anche intelligenti da capire che non è un vantaggio, perché andiamo lì a Paternò, la partita di ritorno, troveremo un bel ambientino. Quindi sarà sicuramente una battaglia. E noi da quel punto di vista ci dobbiamo far trovare pronti. Adesso la cosa buona è che abbiamo 2 settimane per prepararla, ma più che altro per recuperare, perché è anche vero che noi, a differenza del Paternò, venivamo da tante partite ravvicinate. Adesso questa sosta di 2 settimane secondo me ci vuole anche a livello mentale. Vittoria per il Teramo nel primo atto, però il gol in trasferta tiene ancora aperti i giochi, come stavamo dicendo prima. Sì, sì, siamo ancora in gioco, c'è la partita di ritorno in casa nostra. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra ben messa in campo, quadrata, abbiamo affrontato una squadra organizzata, secondo me forte, ben allenata. Noi cercheremo di... Il gol è stato per noi anche una cosa buona, perché ci permette di affrontare la partita di ritorno con un piglio diverso. Cercheremo in tutti i modi di passare il turno, perché noi ci teniamo a passare, ci teniamo ad arrivare in finale. Credo che il risultato è un po' ingiusto per quello che si è visto, il pareggio era il risultato giusto, però ci prendiamo la sconfitta e poi cercheremo di ritorno di ribaltarla. Volevo ringraziare i nostri tifosi che comunque sono arrivati, sono fatti tanti chilometri e sono arrivati qui a Teramo per sostenere la nostra squadra, e li ringrazio pubblicamente.